È stato un tripudio di emozioni, colori, sana competizione e sfida all'ultima medaglia, quella che ha caratterizzato questa settima edizione dei Giochi Licodisiadi, che si sono svolti in queste settimane a Santa Maria di Licodia, dopo un'assenza di ben 43 anni. In questo ultimo weekend di competizioni, durante la serata di sabato, le varie squadre si sono sfidate nella piazzetta delle consuetudini attraverso le tanto attese prove culturali. Ad aggiudicarsi il primo posto, il team Chiappetto, che già nella serata di sabato ha così ipotecato la vittoria di questa edizione delle Licodisiadi. Secondo posto per i Fly Emigrates e terzo posto per i paesani, a rimanere fuori dal podio i Tomato Squad. Podio interamente arancione, colore della squadra dei paesani, per la maratonina che si è tenuta nel pomeriggio di ieri lungo il circuito cittadino, che è partito dalla Chiesa della Consolazione per snodarsi in Viale delle Rimembranze, via Vittorio Emanuele, viale Adelaide Brunalessi, via Innessa, il cui ultimo giro poi si è concluso al Belvedere. Primo posto conquistato da Franco Furnari, secondo posto per Antonio Greco e terzo posto per Lorenzo Furnari. Una festa di chiusura emozionante, quella che si è tenuta nella tarda serata di ieri, all'interno della Villa Belvedere, con la consegna di diverse targhe ricordo e con la premiazione delle squadre che hanno partecipato alle competizioni sportivo-culturali delle Licodisiadi. Quarto posto aggiudicato dalla squadra Tomato Squad, terzo posto dalla squadra Fly Emigrates e secondo posto dai paesani. Il primo posto, tenuto per tutta la durata delle competizioni, è stato ad appannaggio del team Chiappetto. Un evento, a detta degli organizzatori, una volta riscoperto, diventerà un appuntamento imperdibile per il piccolo centro etneo. Prima di tutto è stata una manifestazione spettacolare, ci siamo divertiti in primis. Non pensavamo di riuscire a vincere quasi tutte le discipline, questo devo dire grazie a tutti i partecipanti della mia squadra perché sono stati davvero grandiosi, però il ringraziamento più grande va all'organizzazione perché è stata veramente eccezionale e a tutte le altre squadre per il divertimento che ci siamo divertiti dal primo all'ultimo giorno. Io dal mio punto di vista faccio un bilancio consuntivo positivo. Credo che l'esperienza che abbiamo fatto assieme ai tanti ragazzi, alle tante componenti sociali che si sono aggregate a questo tipo di manifestazione, credo che sia un'esperienza positiva, sicuramente da ripetere per fare in modo che possa diventare un momento estivo del licodiese. Credo che tutto sommato nei vari sport c'è stata competitività, sana competitività, mischiata a molta partecipazione da parte dei ragazzi come delle squadre e anche molta complicità. Io penso che il bilancio sia positivissimo. Dopo 43 anni abbiamo voluto con forza, tenacia, impegno riportare alla luce questa bellissima manifestazione che, devo dire, ha coinvolto tutto il paese, più di 120 ragazzi. Adesso non ricordo con esattezza il numero, ma sicuramente un buon numero di ragazzi di tutte le età, tra l'altro, hanno collaborato, vissuto, partecipato in questa stracittadina, le Licodisiadi. È stata Giulia Neri, la più giovane atleta di queste competizioni, a portare via, a conclusione delle premiazioni, il fuoco del braciere olimpico, spegnendo così la fiamma e i riflettori su questa prima di una lunga serie delle Licodisiadi dell'era moderna.